Allora, eh, buongiorno, eh, benvenuti a questa nuova lezione in cui presenterò quelle che sono le caratteristiche di base eh, del linguaggio Java, la sintassi e gli elementi fondamentali eh, che costituiscono eh, la base del linguaggio. Innanzitutto eh, vedremo le differenze rispetto al linguaggio C. La prima differenza è che eh, in C normalmente i commenti sono fatti su più linee con slash asterisco mentre invece in java oltre a questi commenti è possibile avere anche eh, i commenti con eh, il doppio slash fino alla fine della riga per quanto riguarda i blocchi di codice mh, sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo in c quindi con le graffe che iniziano un, un nuovo contesto eh, a differenza della versione base eh, di c le versioni eh, originali, è possibile definire in Java delle variabili anche a metà in qualunque punto di un blocco. I eh, costrutti di controllo sono sostanzialmente gli stessi, quindi abbiamo eh, gli fels, abbiamo gli only switch, i cicli while, i cicli tipo do while, il ciclo for, eh, i break e continue per eh, interrompere o passare all'iterazione successiva eh, di un ciclo. Per quanto riguarda gli switch, eh, a partire da Java 7 è possibile anche andare a eh, effettuare uno switch non soltanto su un valore puramente numerico ma anche su eh, stringhe, per cui è possibile andare a eh, fare uno switch su una variabile tipo stringa e mettere una serie di stringhe come possibili casi. Eh, sostanzialmente ehm, è stata introdotta questa eh, specifica. Funzionalità perché l'alternativa in C o nelle versioni precedenti di Java era quella di andare a scrivere una serie di if in cascata e eh, in questo caso il compilatore è in grado di generare un codice che è molto più efficiente. Un aspetto eh, nuovo all'interno eh, del linguaggio rispetto al C è la presenza di valori booleani espliciti. Quindi esiste un valore, un tipo booleano, eh, che può avere due valori, vero e falso corrispondono a queste due eh, parole chiave true e false. Eh, di conseguenza, eh, tutta la parte di eh, costrutti di controllo pretende di avere un valore di tipo booleano, quindi non è più possibile utilizzare un intero in sostituzione di un valore booleano, ma è necessario avere un risultato booleano. Per cui, ad esempio, ehm, mentre in c è possibile scrivere qualcosa del tipo x uguale a 7 e if x, in Java questo non è più fattibile, per cui è necessario utilizzare gli operatori relazionali eh, e ovviamente nel momento in cui io faccio x uguale a 0, eh, il risultato di questa assegnazione è un intero e quindi eh, è sinteticamente errato all'interno eh, eh, di un codice Java. Quindi questo sostanzialmente ci porta a evitare gli errori più comuni eh, quando andiamo a scrivere eh, codice C. Quali sono i due fondamentali eh, tipi di elementi che abbiamo in un programma C? Noi abbiamo sostanzialmente elementi di tipo eh, strutturale o tipi, eh, oppure elementi che noi definiamo in fase di eh, compilazione, eh, che sono classi e tipi primitivi. Questi noi li scriviamo o li utilizziamo all'interno del codice eh, scritto e vengono poi... Eh, trasformati in fase di esecuzione quindi come elementi dinamici istanze o fase di runtime in riferimenti e eh, variabili eh, se volete un esempio in termini di codice eh, in java io posso dichiarare una classe esame eh, con degli elementi in eh, esecuzione noi avremo un frammento di codice in cui avremo la eh, variabile esame che è uguale a new exam e questo sostanzialmente crea un nuovo oggetto di tipo esame Analogamente per i tipi primitivi io ho i tipi primitivi che sono già predefiniti non ne posso definire nuovi eh, che poi a runtime posso dichiarare come variabili e queste variabili eh, avranno un'area di memoria esattamente come un'area di memoria avrà questo oggetto e che ho costruito eh, quali sono i tipi primitivi in eh, Java? Sostanzialmente sono quelli predefiniti dal linguaggio, eh, quindi interi, double, boolean eh, e via di questo passo. Eh, sostanzialmente eh, quando io dichiaro una variabile, ad esempio in i, eh, questa eh, operazione ha eh, alcuni effetti. Innanzitutto dichiara i eh, come eh, un nome noto. Uh, a i è associato un tipo ben definito, in questo caso int, e viene allocata un'area di memoria in cui andare a memorizzare uh, il valore della variabile i. I tipi primitivi uh, definiti in Java sono questi, quindi abbiamo i valori booleani, che sostanzialmente possono essere codificati su un singolo bit, uh, i caratteri, che a differenza di quanto avviene in C eh, sono codificati su 16 bit perché eh, utilizzano quella che è la codifica eh, UTF 16, quindi usano eh, una codifica Unicode. I byte, e questi sono veramente 8 bit, consegno, eh, short 16 bit, gli interi 32, long 64, e poi abbiamo i valori in virgola mobile, float e double ovviamente il tipo void che denota l'assenza di eh, qualunque tipo. Esattamente come in C abbiamo valori letterali, quindi interi, eh, long con la L finale, possiamo utilizzare la notazione decimale, il punto, eh, la notazione esponenziale e poi abbiamo eh, caratteri e eh, stringhe. Per i valori booleani che non esistono in C abbiamo due valori predefiniti, come vi dicevo prima, che sono true e false. Abbiamo poi eh, tutti eh, i operatori eh, aritmetici, relazionali che funzionano su interi e valori floating point, quindi eh, quelli aritmetici, quelli relazionali, eh, abbiamo le operazioni eh, bit a bit che sono pensate per i valori eh, di tipo intero, le assegnazioni e assegnazioni eh, con modifica, incrementi e decrementi, eh, e ricordiamoci che eh, i caratteri. In Java, esattamente come in C, sono trattati come eh, degli interi. Abbiamo poi gli operatori logici AND, OR, NOT e EXOR che sostanzialmente eh, seguono la sintassi C. Eh, L'unica differenza significativa rispetto al C è che il risultato eh, eh, e soprattutto gli operandi di questi operatori devono per forza essere valori booleani. Non è possibile utilizzare. Interi come invece eh, avveniva in C. Eh, questo ripeto permette di ridurre possibili errori di programmazione. Oltre ai tipi primitivi abbiamo eh, classi e oggetti come ci aspettiamo in un linguaggio di programmazione. Eh, cosa succede quando io vado a eh, definire una classe o una variabile di tipo classe? Eh, Vedremo tra poco come possiamo andare a dichiarare una classe, eh, definirla in termini di attributi eh, e metodi. Eh, in generale, una volta che ho dichiarato una classe, eh, questa costituisce un tipo. Eh, può essere un tipo che ho definito io per i miei scopi o può essere un tipo predefinito, ad esempio string. Se nel codice io vado a scrivere una dichiarazione del tipo exam e questo significa che ho dichiarato e come un riferimento a un oggetto di tipo esame. I riferimenti sono sostanzialmente analoghi ai puntatori anche se eh, il loro uso è molto più controllato e eh, circoscritto rispetto ai puntatori eh, che abbiamo in C. Quindi se, se volete sono dei puntatori un po' più eh, intelligenti ed eleganti. Normalmente questi vengono inizializzati con il valore null tutto minuscolo, in C si usa null tutto maiuscolo, qui eh, null tutto minuscolo è una parola chiave e, viene, e significa che il riferimento non punta ad alcun oggetto. Questa dichiarazione non fa nulla, semplicemente dice che esiste un oggetto e quell'oggetto eh, per il momento non esiste. L'oggetto inizia a esistere nel momento in cui io lo vado a creare, ovvero faccio l'operazione di istanziazione con l'operatore new, che poi vedremo più bene eh, nel seguito. Quindi, quando faccio new exam, a questo punto eh, la virtual machine che esegue il codice andrà a creare eh, nella memoria dinamica eh, un oggetto, eh, lo inizializzerà, metterà tutti i valori e eh, inserirà dentro la variabile E, dentro il riferimento E. Un puntatore a questo oggetto. In generale, noi non possiamo andare a leggere i puntatori, possiamo soltanto utilizzarli. Questo per evitare eh, tanti problemi che nascono dalla eh, modifica dei puntatori direttamente, come viene fatto in C. Quindi i riferimenti eh, possiamo utilizzarli, ma non possiamo leggere cosa c'è dentro. Ma in pratica sappiamo che c'è un puntatore a una eh, data area di memoria. Quindi, eh, Cosa dobbiamo fare per poter utilizzare queste variabili? Dobbiamo definire una classe. La classe sostanzialmente descrive come sono fatti gli oggetti, quindi la struttura comune di tutti gli oggetti che sono istanze di quella classe e li definisce in termini di eh, suoi membri. I membri di una classe sono gli attributi, i metodi e eh, i costruttori, che sono un, eh, un insieme particolare di, eh, di metodi che eh, permettono di andare a costruire l'oggetto. Quindi, ad esempio, qui abbiamo una classe car che eh, è dichiarata in questo modo, quindi class car, diciamo che è pubblica, quindi è visibile, e poi tra queste graffe andiamo a mettere tutti eh, i suoi membri. Gli attributi, in questo caso abbiamo un colore, una marca e un valore booleano che ci dice se l'auto è accesa, e i metodi un metodo turn on che accende l'auto semplicemente andando a mettere a true eh, questo attributo, un metodo paint che eh, colora l'auto con un nuovo colore, eh, sostanzialmente prende la stringa che gli viene passata come parametro e lo mette eh, nell'attributo colore che è anche di tipo stringa, e un metodo print state che stampa sostanzialmente lo stato in cui si trova l'auto e stampa eh, auto più eh, la marca più il colore, e eh, il motore è on oppure off in funzione del valore booleano di questo attributo. Questa, eh, per chi non lo ricorda, è un'espressione condizionale che esiste anche in C e sostanzialmente mi dice che se eh, turned on è vero viene restituito il primo eh, elemento, se invece turned on è falso viene restituito il secondo elemento. Quindi, la prima parte che è descritta qua nella nostra classe sono gli attributi che sostanzialmente descrivono quelli che sono i dati che potranno andare a comparire dentro eh, gli oggetti di questa classe. Sono definiti sostanzialmente con la stessa sintassi delle variabili, quindi hanno un tipo e un nome. E eh, ovviamente ogni eh, oggetto che andremo a creare di questa classe eh, car eh, avrà una copia, una copia scusate, di eh, questi tre attributi, quindi queste tre variabili. I metodi eh, rappresentano invece i messaggi, le operazioni che possono essere svolte da un oggetto e eh, in questo caso ne abbiamo tre, turn on, Paint e PrintState. Eh, ovviamente è possibile che eh, i metodi, come le funzioni in un linguaggio eh, imperativo procedurale, eh, possono accettare dei parametri. In questo caso Paint accetta un parametro di tipo eh, stringa. Gli oggetti sono creati a partire dalle classi e quindi eh, quando io creo un oggetto, quell'oggetto è sostanzialmente eh, un'entità a sé stante, quindi è distinto dagli altri oggetti della stessa classe, ha un proprio stato, eh, lo stato sostanzialmente è il valore dei suoi attributi e ha eh, un eh, identificatore univoco. Che nel caso più semplice è sostanzialmente la posizione in memoria in cui si trova eh, questo eh, oggetto. <coughs> Gli oggetti possono essere eh, utilizzati ed è possibile accedere ad essi tramite i riferimenti. Quindi, l'unico modo in cui io posso accedere a un oggetto è tramite un riferimento che punta a quell'oggetto. Eh, in generale, io posso avere più riferimenti che puntano allo stesso oggetto ed è eh, un. Eh, un fenomeno che di solito si chiama aliasing dal latino alias vediamo eh, un esempio eh, di come possiamo andare a creare gli oggetti e come possiamo andare a utilizzare i riferimenti per accedervi allora eh, questo è un frammento di codice e proviamo a vedere cosa significano eh, i singoli passi eh, riga per riga allora eh, la prima riga eh, dichiara due variabili a 1 e a 2 di tipo car. Queste due eh, variabili sono sostanzialmente non inizializzate, quindi non puntano a eh, alcun oggetto. Abbiamo detto che la dichiarazione di una variabile di tipo classe non comporta la creazione anche degli oggetti. Gli oggetti devono essere creati in maniera separata e distinta. Quindi, ricordiamoci che eh, un eh, riferimento non è un oggetto, è semplicemente eh, lo strumento che ci permette di accedere all'oggetto. Il passaggio successivo è quello di andare a eh, fare a1 uguale new car. Quest'operazione sostanzialmente crea un oggetto, a1, nella memoria, lo inizializza eh, come eh, descritto nella classe e fa in modo che il riferimento a questo oggetto venga eh, inserito eh, all'interno del, del riferimento A1. Il passaggio successivo è A1.paintYellow. Che cosa vuol dire? Allora andiamo a utilizzare il riferimento A1 per accedere all'oggetto da lui puntato e chiamare il metodo Paint. A questo metodo passiamo il parametro yellow. Quindi sostanzialmente eh, a1.paint vuol dire chiama il metodo Paint eh, sull'oggetto puntato da 1 e passagli il valore giallo. E quindi questa operazione chiama Uh, il metodo paint che esegue l'operazione che abbiamo visto prima uh, scritta nella dichiarazione della classe sull'oggetto puntato da 1. Passaggio successivo A2 uguale a A1. Cosa succede? Succede che in questo caso eh, abbiamo copiato eh, il riferimento eh, A1 nel riferimento A2. Attenzione, se ricordate, i riferimenti sono sostanzialmente dei puntatori, un po' più evoluti dei puntatori C, ma dei puntatori, e quindi la copia A2 uguale ad A1 significa che il riferimento A2 punterà allo stesso oggetto a cui punta A1. Quindi quell'operazione che vediamo evidenziata non è una copia di oggetti, ma è una copia di riferimenti. Attenzione perché questo può essere fonte di eh, confusione. Il passaggio successivo eh, è A1 uguale a null. Cosa vuol dire? Vuol dire che io cancello eh, il riferimento che c'è in A1, me metto dentro null che significa non punta ad alcun oggetto e quindi dopo aver eseguito quella riga sostanzialmente mi ritrovo con eh, il riferimento a 2 che punta all'oggetto eh, inizialmente puntato da 1. Se io faccio ancora l'operazione successiva, eh, quindi a 2 uguale a null, ecco, cancello anche quel riferimento, scrivo dentro null e a questo punto eh, il nostro oggetto a 1, eh, creato quattro istruzioni prima, non è più raggiungibile. Nel momento in cui in Java un oggetto non è più raggiungibile, ovvero non esiste eh, nella funzione corrente o in quelle precedenti alcun eh, riferimento che punti all'oggetto, quell'oggetto è assolutamente inutile. Non ci posso più fare assolutamente nulla. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che il meccanismo di garbage collection automatico che è insito nella Virtual Machine Java, a un certo punto scoprirà che quell'oggetto è irraggiungibile, quindi non è più utilizzabile, e quindi andrà a recuperare la memoria. Farà una deallocazione di quella memoria. A questo punto il, andiamo a vedere nel dettaglio eh, quali sono le operazioni che abbiamo svolto in questo semplice esempio. A parte la dichiarazione, che è la prima riga, eh, abbiamo eh, creato un nuovo oggetto di tipo car tramite la parola chiave new. La parola chiave new sostanzialmente crea eh, un oggetto eh, a partire eh, da una classe, quindi new eh, seguito da un nome della classe e eh, dalle parentesi tonde. Quindi crea un oggetto a partire dalla descrizione che è fatta dentro la classe car, che è quella che abbiamo visto eh, poco fa. In pratica eh, l'operatore new eh, crea la classe eh, facendo una serie di passaggi. Il primo passaggio è quello di allocare la memoria necessaria per ospitare l'oggetto. Eh, quanta memoria serve per ospitare l'oggetto? Beh, eh, è abbastanza semplice fare il calcolo perché se noi andiamo a prendere la dichiarazione della classe eh, car, vediamo che la classe car ha tre attributi, una stringa, Un'altra stringa e un valore booleano. Quanto spazio occupa una stringa, in realtà, un riferimento a una stringa, un riferimento a un'altra stringa e poi un valore booleano. Il compilatore sa quanto spazio occupano questi e quindi andrà ad allocare uno spazio sufficiente per poter ospitare quelle tre variabili, quei tre attributi della classe car. Dopodiché chiama il costruttore. Eh, non l'abbiamo definito nel caso della classe car, in realtà lo possiamo fare eh, tranquillamente. Che cos'è il costruttore? Il costruttore è un metodo eh, speciale, quindi non è di fatto un metodo che io posso chiamare normalmente, ma viene chiamato esclusivamente dal, eh, dall'operatore new e ha il compito eh, e lo scopo di andare a inizializzare. Costruire l'oggetto che sta per essere creato. Quindi, dopo aver allocato la memoria, il costruttore cosa fa? Ad esempio, scrive i valori iniziali degli attributi. O in generale, può fare qualunque operazione complessa quanto vogliamo, perché in realtà è un frammento di codice. L'operatore new non è una funzione, un metodo normale, scusate, il costruttore non è una funzione o un metodo normale perché non restituisce alcun valore. Semplicemente gli viene dato un oggetto da inizializzare, lo inizializza e lì finisce il suo lavoro. A questo punto, dopo aver chiamato il costruttore, il nostro operatore new ha un oggetto inizializzato, prende il riferimento e lo passa come risultato dell'operazione. Quindi quel riferimento verrà copiato nel riferimento di partenza. Per cui eh, se io scrivo eh, come nel caso precedente car M uguale a new car, eh, new alloca la memoria, inizializza e passa il risultato, cioè il riferimento all'oggetto appena creato, come risultato di tutta questa espressione che quindi verrà copiato dentro la variabile m. Dove, vien dove vengono creati gli oggetti, vengono creati nella heap, nella memoria dinamica. La memoria dinamica in Java è del tutto analoga alla memoria dinamica che eh, troviamo in C, solo che in C eh, per gestire la memoria dinamica abbiamo eh, necessità eh, della funzione malloc o calloc e della funzione free. Malloc alloca la memoria, free la libera. In Java abbiamo new che alloca la memoria, non abbiamo nessun modo esplicito per andare a deallocare, liberare la memoria. Perché? Perché questo viene fatto in maniera automatica dalla virtual machine. Come vi dicevo prima, nel momento in cui un oggetto è irraggiungibile, perché non c'è alcun riferimento che punta adesso, viene considerato inutile e quindi viene eh, con i tempi della macchina virtuale rilasciato. Abbiamo menzionato il costruttore che è un, eh, un particolare metodo eh, che eh, permette di inizializzare gli oggetti. Eh, Cosa succede? Quando l'operatore new crea un oggetto, alloca la memoria, automaticamente inizializza tutti gli attributi. Dopodiché, chiama il costruttore. Se non c'è nessun costruttore, allora, chiama un costruttore di default che sostanzialmente non fa nulla. Com'è che vengono inizializzati automaticamente gli attributi? di eh, un oggetto appena creato vengono inizializzati con i valori di default che sono 0 per tutti i tipi numerici, falso per i valori booleani e null come potevamo aspettarci per eh, tutti eh, i riferimenti. Attenzione, questo significa che quando creiamo un oggetto con dentro un riferimento, quel riferimento è automaticamente è inizializzato a null. Questa è una grossissima differenza rispetto a quanto avviene in C dove quando io dichiaro un puntatore quello non è inizializzato, quindi punta a un'area a caso nella memoria. Quindi questa inizializzazione automatica è molto importante per andare a evitare possibili problemi. In generale quando io vado a descrivere il costruttore eh, devo fare attenzione a come lo scrivo perché eh, non devo dichiarare alcun tipo di ritorno, quindi non devo neanche mettere void, devo semplicemente mettere il nome della classe. Metto nome della classe, eh, aperta chiusa tonda, se non voglio parametri, oppure dei parametri tra le tonde, e eh, sostanzialmente eh, mi fermo lì ad esempio. Se andiamo a vedere la classe car, eh, vediamo che possiamo andare a definire eh, un costruttore car, quindi il nome del costruttore identico al nome della classe, non c'è nessun tipo di ritorno e eh, semplicemente inizializza l'attributo color con il colore white. Quindi questo è quello che fa un costruttore. Eh, normalmente inizializzare eh, gli attributi con dei particolari colori. In assenza di questo costruttore eh, colore diventa nullo, brand diventa nullo e turn don risulta falso. E questa è l'inizializzazione standard che viene fatta eh, per gli attributi in assenza di un costruttore. Attenzione: gli, costru gli attributi che non vengono inizializzati dal costruttore restano inizializzati, eh, come vi ho detto prima, come, eh, con i valori di default. Un altro eh, aspetto interessante del, all'interno delle classi è che eh, in generale è possibile eh, a volte eh, avere la necessità di utilizzare un riferimento all'oggetto stesso. Eh, per cui eh, io posso utilizzare eh, la parola chiave dis eh, all'interno di un metodo per fare riferimento all'oggetto su cui il metodo è stato attualmente eh, chiamato. Ovviamente io non posso utilizzare this eh, ad esempio per eh, fare un riferimento a un oggetto all'interno del main perché il main normalmente non si trova dentro un oggetto, non è stato creato nessun oggetto e quindi eh, è al di fuori di qualunque oggetto. Uh, Nell'esempio che abbiamo visto prima abbiamo visto anche che è possibile andare a invocare dei metodi. Uh, L'invocazione dei metodi avviene con questa uh, sintassi sostanzialmente andando a uh, avere un uh, riferimento a un oggetto, punto, il nome del metodo e poi aperta e chiusa tonda con i parametri al loro interno. Per cui turn on accende l'auto, uh, paint blue uh, colora l'auto di blu. In generale, ricordatevi che eh, quando eh, io invoco un metodo dall'interno di un oggetto eh, posso evitare questa prima parte, cioè il riferimento all'oggetto, perché eh, l'oggetto su cui viene chiamato il metodo implicitamente è quello in cui già io mi trovo. Per cui, esempio, immaginiamo di avere una classe book eh, con una variabile Pages e due metodi read page che permette di leggere una pagina specifica e ReadAll che permette di leggere tutte le pagine. Il metodo read all, in questo caso che cosa contiene? Contiene una, eh, un ciclo eh, da i al numero di pagine e che a sua volta chiama il metodo read page passandogli il numero della pagina. ReadPage è un metodo che ovviamente viene invocato sull'oggetto eh, sullo stesso oggetto su cui è stato invocato readall, quindi viene chiamato readpage sull'oggetto stesso. In generale, qui è come se prima di readpage avessi scritto this.readpage. In generale, io posso lasciare readpage da solo oppure posso mettere this.readpage. Queste due scritture sono assolutamente equivalenti e eh, non eh, c'è alcuna differenza. Lo mettiamo o non lo mettiamo? Beh, è una scelta di chiarezza. Eh, in alcuni contesti eh, è comodo mettere dis per indicare chiaramente qual è l'oggetto, eh, perché potrebbe essere magari eh, frainteso. Se invece non c'è nessuna ambiguità posso tranquillamente lasciare read page. Questo è un aspetto di stile che viene lasciato al singolo programmatore, quindi non è un aspetto che viene definito in nessun standard di codifica. Posso utilizzare la stessa notazione, quindi oggetto punto, per accedere non solo ai metodi ma anche agli attributi. Per cui, dato un oggetto A di tipo car, a.color fa riferimento all'attributo color dell'oggetto puntato dal riferimento A e quindi questo semplicemente assegna il valore blu a questo eh, oggetto. Scusate, all'attributo di questo oggetto. Eh. Cosa c'è di sbagliato qui? Beh, eh, noi abbiamo detto che una delle caratteristiche fondamentali dell'approccio orientato agli oggetti è l'incapsulamento. Quindi il fatto che i dati siano racchiusi dentro un oggetto e sia possibile accedere a questi dati soltanto tramite dei metodi Ecco, se io faccio come qui e eh, accedo eh, direttamente a un attributo, sto violando il principio di incapsulamento. Quindi, in generale, sebbene sia sintatticamente possibile, è preferibile non farlo. Ovviamente, eh, come per gli attributi, eh, se io mi trovo in un metodo di un oggetto, eh, non ho la necessità di andare a specificare il riferimento all'oggetto, quindi non ho la necessità di andare a mettere dis.lattributo, eh, ma posso semplicemente mettere il nome dell'attributo. Per cui il metodo paint andrò a scrivere color uguale a green, senza la necessità di scrivere dis.color eh, uguale. In alcuni casi, ad esempio eh, questo, invece l'uso di dis non solo è, è necessario, non solo è utile ma anche necessario perché eh, come vedete in questo caso il parametro del metodo paint si chiama color l'attributo si chiama color anch'esso quindi questo color a cosa si riferisce se io non dico nulla eh, normalmente un nome si riferisce alla sua definizione più prossima quindi color senza nulla si riferisce al nostro parametro, mentre invece dis.color eh, ovviamente si riferisce all'attributo. In questo caso se ho il parametro e l'attributo che hanno lo stesso nome, devo per forza utilizzare this per andare a risolvere l'ambiguità. L'uso dei punti, abbiamo visto, ci permette di andare a eh, accedere ad attributi e invocare metodi. Eh, in generale se un attributo è sostanzialmente un riferimento o se il valore restituito da un metodo è anch'esso un riferimento, io posso andare a concatenare una serie di punti, quindi system.out.println, punto punto eccetera, eccetera, eccetera. In generale, eh, può succedere alle volte che io, dato un oggetto, debba chiamare tante volte tante operazioni su di esso. Eh, ovviamente l'aspetto negativo in questo caso è che eh, tutte le volte che faccio l'operazione devo andare a scrivere riferimento punto, metodo 1, riferimento punto, metodo 2, riferimento punto, metodo 3, eccetera, eccetera, eccetera. È possibile evitare questa ripetizione eh, facendo in modo che i metodi che io voglio invocare uno eh, in catena all'altro restituiscano dis. A questo punto, se un metodo restituisce dis, sostanzialmente quando io faccio riferimento.metodo, il metodo restituisce dis, ovvero lo stesso riferimento su cui è stato invocato. E quindi a quel punto io posso mettere punto, ed è come se facessi la chiamata sul riferimento di partenza, perché il return di dis restituisce esattamente quel riferimento. E quindi posso andare a concatenare tutta una serie di chiamate. Piccolo esempio. Questa è una classe counter che ha un attributo eh, di tipo intero eh, valore e ha tutta questa serie di eh, metodi: Reset, increment, decrement e print. Cosa fanno questi metodi? Allora, reset mette valore a zero, increment mette il valore, eh, lo incrementa di by, che è il parametro passato. Decrement ovviamente lo decrementa di by, che è di nuovo il valore passato. Print semplicemente stampa il valore. Questi quattro metodi, oltre a fare questa operazione, che è quella principale per cui vengono chiamati, fanno return di this. Quindi restituiscono un riferimento allo stesso oggetto counter su cui sono stati chiamati. Questo mi permette di scrivere quello che vediamo qua. Se io creo cnt che è un nuovo counter, posso fare cnt.reset.print, punto punto 7.print. Cos'è il risultato? Sostanzialmente, dopo aver resettato stampo, ottengo 0, incremento di 10 e ottengo 10, decremento di 7 e ottengo 3. Quindi, vedete che questo è un modo molto compatto e tutto sommato semplice. Basta fare un return di this per andare a eh, scrivere tutta una serie di operazioni su un unico oggetto, concatenate una dopo l'altra. Eh, questo è, è un modo standard che può essere applicato in tanti contesti ed è eh, un qualcosa che si basa sulle caratteristiche specifiche del, lingua del linguaggio. Di solito quando io ho eh, una situazione standard con un problema tipico, cioè la necessità, che è quello che vediamo qua, la necessità di fare tante chiamate sullo stesso oggetto volendo evitare le ripetizioni, e se la soluzione è questa, abbastanza standard, comune al linguaggio, di solito questo viene chiamato un idioma, ovvero è un modo standard di esprimere qualcosa. Esistono anche nei linguaggi naturali gli idiomi um, che spesso vengono detti modi di dire. È un qualcosa eh, che mi permette di andare eh, in maniera standard a risolvere eh, eh, un problema che altrimenti richiederebbe perifrasi o, o espressioni molto complicate. Quindi è utile poter avere la manipolazione di questi eh, riferimenti. Attenzione che eh, quando io ho dei riferimenti in Java... L'unica operazione che posso fare è andare a verificare se sono uguali o se sono diversi. Due riferimenti sono uguali se puntano allo stesso oggetto. Due riferimenti sono diversi se puntano a oggetti diversi. Non è possibile andare a fare nessuna aritmetica di puntatori, quindi a++ eh, come facevo in C. Questo in Java è sostanzialmente vietato. Bene, a questo punto vediamo un'altra eh, caratteristica interessante di Java quello che si chiama overloading. In Java io posso andare a definire all'interno della stessa classe tanti metodi che hanno esattamente lo stesso nome. In C questa operazione non è possibile eh, e non è possibile andare a definire più funzioni con lo stesso nome, perché sostanzialmente è una definizione ripetuta e questo è normalmente considerato un errore. In Java invece io dentro lo stesso metodo posso mettere lo stesso nome. Eh, qual è il trucco. il trucco è che eh, questi nomi, questi diversi eh, metodi, possono essere uguali purché abbiano quella, eh, una certa differenza nella signature. La signature che cos'è? È composta eh, dal nome e dai tipi dei parametri. Quindi se il nome è identico, io posso cavarmela andando a differenziare quelli che sono i tipi dei parametri. Per cui io posso andare a definire un metodo che non ha alcun parametro, un metodo che ha un parametro stringa, un metodo che ha due parametri stringa, un metodo che ha un parametro stringa, un parametro int, eccetera, eccetera, eccetera. Il trucco in questo caso è che eh, Java distingue eh, i metodi non semplicemente in base al loro nome, ma in base all'assignato, che abbiamo detto è nome più tipi. Questo ci permette di andare... Eh, a scrivere in maniera semplice eh, tanti metodi simili che hanno esattamente lo stesso nome e poi andare a variare su quelli che sono i tipi, cosa che in C non era possibile, per cui devo inventarmi suffissi eh, con U, V, E, G, A, eh, K, S per andare a differenziare metodi che sostanzialmente hanno la stessa funzionalità ma variano leggermente nei parametri. Qui uso il nome e semplicemente metto i parametri diversi. Ovviamente quando io ho un'invocazione di un metodo per il quale non esiste un'unica variante, devo risolvere questa ambiguità. L'ambiguità come viene risolta? Viene risolta dal compilatore andando a vedere quali sono i tipi dei parametri che io ho passato nell'invocazione. In base a quei tipi si deduce quale delle varianti overloaded deve essere invocata. Per cui, ad esempio... All'interno della classe car io potrei andare a definire eh, tre varianti del metodo paint, quindi tre overload del metodo paint, una senza parametri che inizializza con white, una con un parametro che prende l'intero e lo codifica in qualche modo in un colore e una terza con una stringa che semplicemente copia la stringa ehm, nell'attributo color. Ecco. Se invoco paint senza parametri verrà chiamato il primo, se invoco paint con un parametro intero verrà chiamato il secondo, se invoco paint con una stringa, con un parametro stringa verrà invocato il terzo. L'overloading, oltre ai metodi, può essere anche applicato ai costruttori, per cui posso definire tre costruttori diversi, i costruttori per definizione devono avere lo stesso nome, devono avere il nome della classe, e posso differenziarli in base ai parametri che passo, per cui ad esempio un costruttore senza parametri come questo inizializza l'auto eh, con un colore rosso e come marca Ferrari. Eh, se passo una marca, eh, l'inizializzazione avviene con il colore bianco e come marca quella che ho passato come parametro. Se passo due parametri stringa, il primo è la marca e il secondo è il colore, che vengono utilizzati per andare a inizializzare gli attributi color e brand rispettivamente. Quindi anche nella costruzione degli oggetti posso andare a eh, avere una certa libertà, definendo tanti costruttori quanti sono utili per andare a costruire questi oggetti. Abbiamo visto i costruttori e eh, i distruttori... Ecco, per simmetria potremmo aspettarci che oltre ai costruttori esistano i distruttori. Bene, in Java non ci sono. Uh, ci sono in altri linguaggi, ad esempio in C, ma in Java non esiste nessun modo esplicito di andare a rilasciare la memoria di un oggetto. La memoria viene automaticamente rilasciata dal Garbage Collector uh, quando si accorge che un oggetto non è più raggiungibile, non esistono più uh, riferimenti attivi. Uh, a volte può essere utile fare qualche operazione quando rilascio uh, un oggetto. Uh, immaginate che l'oggetto rappresenti, che so, una connessione a un dispositivo fisico, la connessione di rete in cui devo magari andare a rilasciare risorse o altro, ecco, posso fare questa operazione andando a definire un metodo che si chiama finalize. Questo metodo viene chiamato dal distruttore, cioè scusate, dalla, dalla macchina virtuale quando distrugge l'oggetto, eh, se è presente. Se non c'è... Niente, la memoria viene semplicemente deallocata, recuperata e resa disponibile per eh, altri oggetti. Quindi eh, il eh, ciclo di vita eh, di un oggetto prevede sostanzialmente quali sono le fasi del ciclo di vita eh, del soft, del, del, di un oggetto. Sostanzialmente innanzitutto viene dichiarato un riferimento ma l'oggetto ancora non esiste. Viene creato l'oggetto tramite eh, new, l'oggetto può essere utilizzato tramite il suo eh, riferimento, chiamate metodi e quant'altro, eh, quando il riferimento viene perso, perché in questo caso esco dal contesto in cui la variabile locale c è valida, sostanzialmente eh, l'oggetto diventa irraggiungibile. E, eh, prima o poi eh, la Virtual Machine eh, la, la, le specifiche della Virtual Machine non mi dicono nulla su quando questo verrà fatto, eh, la Virtual Machine rilascerà la memoria rendendola disponibile eh, per altri oggetti. A questo punto eh, mi fermo qui. Questi sono i concetti base fondamentali che riguardano eh, il linguaggio eh, Java. Eh, nella lezione di eh, prossima eh, cercheremo di andare avanti e capire quali sono gli aspetti eh, fondamentali e anche come possiamo utilizzare uno strumento di eh, sviluppo come Eclipse per andare a eh, scrivere del codice.